primo tempo tra Real Fetos e Johnson Harper, 1-0 per il Real Fetos. Siamo a Massanova, appunto, dei Fetos. Allora, un ottimo primo tempo per voi, anche se la partita è molto tirata. Siete riusciti ad andare in vantaggio nei primi minuti, però gli avversari comunque hanno fatto vedere di esserci ancora. Sì, e allora posso subito dire che stiamo cercando di non spingere subito dall'inizio, perché ovviamente non abbiamo cambi, siamo contati e il secondo tempo non gestiamo il fiato. Esatto, che il secondo tempo altrimenti non reggeremo. Verso la fine infatti gli avversari ci hanno un pochino messo sotto. Complimenti sia al nostro portiere che a loro, ha fatto belle parate. Comunque l'1-0 si deve subito risbloccare, diciamo, il risultato. Va bene, grazie mille. Primo tempo tra Real Fetos e Johnson Harper, siamo pisani dei Johnson Harper. Il risultato vi vede uscire sconfitti da questa prima frazione per 1-0. Cosa non è andato bene e come bisogna migliorare per portare a casa i tre punti? Il gol è stato sfortunato subito. Sicuramente, diciamo, 1-0 comunque è un risultato molto corto, diciamo, la siete giocata soprattutto nel finale. Diciamo che abbiamo avuto delle nostre buone occasioni, ma speriamo di dobbiamo solo concretizzare nel secondo tempo. Quindi magari un po' più di freddezza sotto porta. Sì, più felicitato. Va bene, grazie mille. Partita tra Real Fetos e Johnson Harper, partita terminata in parità con un punteggio di 2-2. Abbiamo qui i due migliori in campo, abbiamo di vedere a pari merito Ciro Pisani, autore di due reti per i Johnson Harper, e Bianco, il tuo nome? Raffaele Bianco per il Real Fetos. Non, nessuna marcatura per te stasera, ma la sfortuna una traversa, un palo, comunque tante occasioni. Allora, iniziamo da Pino. Allora Pino, avete fatto il primo tempo, ci siamo sentiti proprio con te, hai detto che serviva un po' più di freddezza sotto porta. Dopo due minuti hai fatto due gol e siete passati in vantaggio per 2-1. Nel finale purtroppo gli avversari sono riusciti a raggiungere, forse per una disattenzione difensiva, diciamo, un uomo che è riuscito a partire bene in contropiede, magari con un passo un po' più veloce i vostri difensori, è riuscito comunque a siglare il pareggio. Secondo te cosa non è andato bene nel secondo tempo che non ti ha permesso di portare a casa i tre punti? Parecchie situazioni pericolose, quindi bisognava allungare un po' le marcature. Esatto, non allungare le marcature indietro, però spingersi pure, no, non c'è pressato, loro sbagliato. Comunque meglio così, insomma. Alla fine abbiamo fatto un punto meglio. Ciro, ci trovate un mestiere a già fare. Peccato però che nel finale siete arrivati comunque sul pareggio, ma di cosa faccio? Vuoi dare a qualcuno i due gol e la prestazione di questa sera? Te li chiami ingresso, Gino! Da là, Gino! Va bene, grazie mille, Pino, in bocca al lupo, seguo il torneo. Da là! Eccoci con Raffaele Bianco per il Real Fetos. Allora Raffaele, per te, come abbiamo detto, nessun gol, però diciamo tanto sudore, tanto sacrificio per poter aiutare la squadra, diciamo, come perno difensivo, raccogliere il pallone, spostarlo sugli strati, sempre un lavoro un po' sporco. Peccato comunque, anche perché aveva preso una traversa con un palo, magari saresti potuto finire anche sul tabellino dei mancati. Vabbè, comunque è una partita giocata secondo me con una squadra portabile, insomma. Oh, fra, otto e male, ma fa l'ingresso. Però insomma, si era messa bene e il secondo tempo è cominciato, come sempre, siamo pressati, sbagliamo troppo, questo ci penalizza in ogni gara. Va bene, vuoi dedicare a qualcuno la prestazione questa sera? Sempre alla stessa dedica, faccio alla mia squadra che gioca sempre per tutti. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo per proseguire il torneo. Ciao ragazzi.